Ciao. Presentati, come ti chiami? Elia. Quanti anni hai? 10. Che fai nella vita? Studente, devo andare alla prima media. Fai qualche sport? Gioco, cioè calcio con gli amici dopo scuola. Dimmi qualcosa di te. Amo molto Jim Carrey e credo di essere cosiddetto strano come lui. Perché strano? Perché faccio cose strane e a molte mi prendono in giro perché sono strano. Cioè? Per esempio, vado in giro urlando, camminando come un pazzo, correndo per tutta la scuola, tipo cose così all'intervallo. Perché ti diverte? Perché voglio imitare Jim Carrey che mi piace un sacco. E cosa rappresenta per te Jim Carrey? La stranezza più strana, ecco, non sapevo come E per dire. te che vuol dire essere strano? Essere, fare una cosa diversa dall'altra, anche se uno può fare tutto quello che vuole. Oddio, non tutto. Che tipo di rapporto hai con i ragazzi della tua età? Beh, alcuni mi trovano simpatico. Tu che rapporto hai invece Ah, tu proprio dentro io. di te? Sì. Beh, se trovo un amico, credo di tenermelo fino a quando posso. Con gli adulti invece che rapporto hai con gli adulti? Beh, dipende, cioè, se sono amici. Come lo vedi? Che differenza c'è tra un bambino e un adulto? Un bambino, cioè, secondo me ha più fantasia, gli viene più voglia di fare cose creative. Per esempio, in mensa ci sono 3-4 bambini, giocano fra loro, mica mangiano e parlano di cose. Giocano, fanno tutto quello che vogliono, perché vogliono fantasticare, mentre poi i grandi, sempre vai, vieni, tutte cose noiose, perdono un po' la fantasia. E la fantasia, secondo te, che ruolo ha l'immaginazione anziché la fantasia? È importantissimo perché se uno, per esempio, è cieco, come fa a immaginare una cosa? Cioè, come te la viene in mente? Per esempio, un armadio, uno dice, quello è un armadio, ma siccome è cieco, come fa a immaginarlo? Cioè, come fa a vedere, a capire com'è? Allora lo immagina. L'immaginazione è essenziale, perché altrimenti stai sempre noioso, tipo così. Lo fai, tutti stanno in ufficio 8 ore su quel computer. C'è una persona per te importante nella tua vita? Proprio A importante, che tu ritieni fondamentale? parte tutta la mia famiglia, Una, una. a una. Per te è un punto di riferimento La importante? mamma. Perché Perché? mi succede qualcosa e non c'è nessuno, la mamma viene subito a cercare, mi aiuta, come sempre. Cosa vuol dire per te avere coraggio? Coraggio è battere una paura, sconfiggere una paura. Per esempio, io avevo circa 6 anni, avevo paura delle trombe d'aria perché avevo visto un film che c'era questa tromba gigante che aveva spazzato via tutto, fatto il casino più immenso. E a me mi veniva una paura bestiale, un filo di vento, un filo di vento un po' più forte, mi nascondevo in casa dalla paura. Che cos'è per te la paura? Come Una paura è una. la vedi? Come la immagineresti? Dalle un'immagine, un volto, un nome, descrivi, Un cioè, dalle un'immagine così come ti viene, qualsiasi, qualsiasi uomo forma, come. scuro che vuole fare tutto ciò che vuole, cioè nel senso mettere paura, per esempio. E quindi la paura come la sconfiggi? Abbinando la paura a qualcosa di divertente, che così fare un po' paura, un po' divertente, cioè ovviamente più divertente. Una paura la si sconfigge scappando dalla paura o guardandola in faccia. Guardando in faccia serio. Il segreto della felicità. Beh, immaginare sempre. Cioè, sconfiggere le paure, anzi, immaginare di non averne paure, giocare con gli amici, come se non ci fosse nessuna notizia brutta, tipo i bambini piccoli. Che Non. cos'è la felicità? In una parola, due, tre. Felicità. Una persona è felice quando?
voglia di vivere. Quando ha voglia di vivere? Cioè, nel senso, quando fasca con amici, condivide bei momenti, fa tutte queste cose, potrebbero anche cambiare la vita. Di creare più cose possibili che possano anche cambiare il mondo. Per esempio, io da grande ho sempre voluto fare o lo scienziato o l'attore, per imitare Jim Carrey, ancora con Jim Carrey, e fare, vorrei, se faccio scienziato, inventare una formula che faccia passare la malattia ai disabili. Siccome lo sono anch'io, non voglio vedere queste gente in carrozzine passano, cioè mi fa un po' tenerezza, ecco. Che lo sono anch'io. E tu che tipo di disabilità hai? Beh, non riesco a camminare bene. Cioè, con le gambe dritte in verità un po' storte. Però ne sei consapevole. Certo, e infatti posso guarire, ma... Avevo un mio amico, perché era un caro amico. A volte davo un pugno, un cazzotto a uno. Ma perché, cioè, era... Come che posso dire? Era molto alto, ma in fondo aveva un cuore tenero. Vabbè, tutti ce l'hanno in fondo. Un cuore tenero? Sì. Che vuol dire amare se stessi? Proteggersi, cioè nel senso, se... In che modo tu ti ami durante la giornata? Come dimostri a te stesso che ti vuoi bene? Impegnandomi, anche se non lo faccio spesso, impegnandomi e rendendo felice me e tutto il resto del mondo. Oddio, il mondo. Alle persone che mi posso, che posso dare una felicità, ecco. Che messaggio daresti in questo momento all'intera umanità che ti viene proprio dal cuore guardando tutto quello che succede nel mondo? Essere umano, vivi e sei sempre felice. Immagina uno che sa, che va sempre noioso, non ha amici, non fa niente, fa sempre due ore al computer al giorno, sempre corre a sfaticare, mai una volta che si riposa, mai una volta esca con gli amici. Quindi rilassati e goditi la tua vita, perché poi quando finisce non puoi più fare niente. Gli adulti hanno paura di rialzarsi nelle difficoltà della vita. L'hai notato? Si lamentano sempre, questo non va, è quello così. Beh, se ti dico, allora i miei compagni erano già adulti. Si lamentavano sempre. Perché la gente si lamenta? Perché è una cosa, non gli sta simpatica, ecco. Per esempio, a me non mi sta simpatico che uno dica alla gente e dica poco. Che se arriva uno vero handicappato e gli dici scusa, no, e poi non è un'offesa, è un modo per lì, se mai gli dici una parolaccia, se proprio, anche se non si dovrebbero dire. Tu quando cadi ti rialzi sempre o no? In che senso? Cioè quando caro. Se tu cadi, sì. Quando cammini ti rialzi o rimani per terra? Beh, una volta... No, in genere, che fai? Che se cadi... Beh, mi rialzo. Qual è lo scopo di rialzarti? Cioè, secondo te, serve rimanere per terra e lamentarsi dicendo sono caduto o bisogna rialzarsi? Bisogna rialzarsi e se è rialzarsi magari con l'aiuto di qualcuno che ti possa stare vicino, secondo me. E se non c'è nessuno, tu che fai? Mi alzo rimani a terra o...? Mi alzo con le mie forze. Quindi, secondo te questo è un messaggio da dare agli adulti che cadono nella loro testa e dicono non ce la faccio, e quello mi ha lasciato, e posso, non ce la faccio pagare la bolletta. Se posso dire la mia, tutti si interessano di avere soldi, di avere tutto, che poi quando ce l'hai vorresti avere ancora ma non hai più niente. Perché in realtà... Non si può avere tutto. Che cosa conta? Qual è la cosa più importante e preziosa? Fanno guerre per conquistare dei territori che quando molti non usano neanche. Ma se ti dicessi la parola anima, la prima cosa che ti viene da dentro il petto? È l'anima. Beh, la prima volta... L'anima che cos'è? Non quello che hai studiato, cosa senti? Sei nell'anima. Se io ti dico... Sei nell'anima! Parlami dell'anima, tu come mi rispondi? L'anima di uno è il suo carattere, il suo modo di fare.
Per esempio, sempre una cosa sempre sbambolata, ecco. Com'è che si dice tra i ragazzi di oggi? Un po' matto, ecco. Mi trattano tipo così. Ma tu credi che esista solo questa vita? Oltre la vita fisica, materiale che conosciamo, c'è altro, altre dimensioni, altre realtà. Pensi che esistiamo solo qui, carne, ossa e basta, e poi finita? C'è l'anima, è l'anima che raccoglie, che contiene tutte le emozioni, tutte le nostre cose che riguardano il cuore, non il cuore, il sangue e tutto il resto, il cuore, le emozioni, la felicità, tutte le nostre esperienze di vita. Esatto. Infatti io voglio farne il più possibile per poi essere più felici. Vuoi fare più esperienze possibili? Secondo te dopo... Perché, scusa, posso? Prego. Perché dopo, perché una volta a scuola ho sentito mio compagno, prima di andare via, sentire sempre la stessa vita. A un certo punto ho detto, che ce devo fare? Cioè, stavo pensando, che ce devo fare? Poi, quando, prima di andare a letto, ci ho riflettuto un po', ho detto, ha ragione, fare sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose è un po' noiose a volte. Secondo me ci deve essere creatività nella vita, almeno un po'. Secondo te la creatività a chi appartiene? A chi sta sempre felice, a chi non ne frega di niente, cioè a chi non si può... vive nelle preoccupazioni. Esatto. Secondo me io sono uno di quelli. No, non lo so. Perché molti mi prendevano in giro io da piccolo. Perché siccome avevo gli occhiali, quattro occhi, sai, che cose qua. Ma se ti dicessi che cos'è l'amore per te? Allora, a parte che io non mi sposerò mai. L'amore, no uomo, donna, ma l'amore per te. E stare affezionato. Stare affezionato a una persona per... Cioè, stare molto vicino a una persona. Se per esempio io dico... arriva un ladro e mi dice: vuoi puntare una pistola a tuo padre o a tua madre? Io dico a nessuno dei due, se mai spara a me. Cioè, nel senso, se è una persona stai a cuore, vuol dire che ti stai vicino nei momenti più difficili. E sai come si chiama quel tipo di amore? Amore incondizionato. E che vuol dire amore incondizionato? Che tu ami qualunque cosa succede, puoi contare su un tuo amico, un tuo parente. No, tu ami qualcuno incondizionatamente, che vuol dire? Che qualunque cosa succeda... Tu lo ami. Esatto. Allora, chiunque tu sia che mi stai ascoltando, ti mando questo messaggio. Sii sempre felice. E non pensare solo alle preoccupazioni, a pagare le bollette, o per un bambino a fare sempre i compiti, a fare cose. Sii sempre anche felice, perché poi ce ne sono una di vita. Quindi se sei sempre mogio, triste per ogni cosa, devi affrontare le paure e andare avanti. Battici bene. Già finito.